Amici di Non Solo Mare, siamo venuti a Bergamo perché come ogni anno quando si arriva verso Natale c'è la cena della Bergamo Scuba Angel, ma quest'anno con noi Fabrizio Boffi, il presidente della Bergamo Scuba Angel, abbiamo visto queste magliette che giravate con 10 lode. 10 lode sicuramente è anche il voto che meritate perché ogni anno il vostro impegno sui campi gara è da 10 lode, anche quest'anno avete fatto come sempre un lavoro encomiabile, qualcosa veramente di importante per tutto quello che è la motonautica, però c'è qualcos'altro, sono 10 anni di Bergamo Scuba Angel. Sì, quest'anno festeggiamo il nostro decennale, 10 lode, un voto che ci siamo dati noi, speriamo di non essere stati troppo di manica larga. La lode è lo stimolo a continuare a migliorare, quindi questi 10 anni sono un'esperienza importante, noi guardiamo sempre avanti, siamo sempre con lo sguardo al futuro, per cui è un'esperienza, è un background che abbiamo, è una base su cui svilupperemo tantissime cose. Ecco, tra i tanti invitati, eravamo circa una settantina di persone, abbiamo visto subito un volto che a noi era molto familiare, che ha dato tanto in questi anni alla motonautica, Gianfranco Cavallini. Voi ti sei sempre dichiarato un po' figlio di Gianfranco Cavallini, perché lui è quello che negli anni lontani, quando nasce il soccorso per la motonautica, è stato lui insomma a pensare di creare un gruppo di persone che fossero davvero specializzate in questo. Beh sì, Franco è un cavallo intanto per tutti noi. È oltre che un grandissimo amico, è sicuramente il nostro papà. Noi siamo figli della Federazione Motonautica, ma in particolare di Gianfranco Cavallini, perché è lui che ha voluto un gruppo di soccorso che fosse dedicato e organizzato e strutturato per fare questo tipo di soccorso. Ecco, un soccorso che quest'anno, per esempio, nel Mondiale di Napoli abbiamo visto come effettivamente richiede questa specializzazione, perché fare tutto quello che voi fate quando succedono quegli incidenti, che purtroppo nell'offshore sappiamo, è normale che quando danno tutti i piloti ogni tanto si girano, ecco, lì abbiamo visto quali difficoltà che ci sono, perché le condizioni di intervento sono, le tempistiche come diciamo sempre devono essere rapidissime, però al tempo stesso c'è una gara che si ferma, bisogna ripartire, ci sono dei tempi da rispettare, tutti dei sincronismi che devono funzionare come un orologio svizzero. Sì, noi abbiamo messo a punto una organizzazione, diciamo, del nostro intervento, che si basa appunto sull'utilizzo dell'elicottero e sull'utilizzo di due barche mediche di supporto all'elicottero. Quindi su questo tipo di struttura abbiamo messo in piedi il nostro protocollo di soccorso. È un protocollo molto efficace perché appunto si basa su una rapidità di intervento, intanto su un punto di vista molto privilegiato che è quello aereo, che ci permette di tenere sotto controllo tutta la gara e di cogliere quelli che possono essere momenti, aspetti, situazioni critiche, problematiche, e quindi ci permette di essere addirittura non tempestivi ma addirittura in anticipo. Non è stato un caso infatti a Napoli questi 3 incidenti che ricordiamo sono capitati poi a Schepici, a Alessandro Barone e al team francese, sono stati 3 incidenti che voi con l'elicottero, e noi eravamo con voi, eravamo già lì perché voi ormai siete in grado addirittura di percepire, leggendo un po' la gara, dove potrebbe avvenire l'eventuale incidente, e non è, una volta può essere una coincidenza, ma quando 3 incidenti, in 3 occasioni l'elicottero si trovava già lì, vuol dire che voi sapete leggere molto bene il campo gara durante la gara. Sì, il punto di vista aereo è proprio questo tipo di vantaggio, il fatto di poter cogliere le situazioni prima che si verifichino, quindi la nostra tempestività non è fortuna, ma si basa proprio su, da un lato, l'esperienza, dall'altro su questo mezzo che ci permette di veramente di controllare la situazione in ogni momento. Un campionato, quello della classe 3 in particolare, che noi seguiamo anche per quanto riguarda il campionato italiano, dove l'elicottero è necessario proprio perché anche le imbarcazioni sono imbarcazioni, ricordiamo, molto leggere, molto piccole, molto veloci, perché sono cresciute tantissimo in questi anni, insomma hanno raggiunto velocità che forse in qualche anno fa erano impensabili, all'epoca di cavallo non facevano certo 150-160 km/h, ora sono barche che si avvicinano a prestazioni di barche molto superiori. Sì, sono barche molto veloci che portano chiaramente le prestazioni al limite, quindi da un certo punto di vista sono più vulnerabili o meglio, sono sempre al limite delle proprie possibilità. Sicuramente quindi a fronte di un intervento
diciamo, in questo caso la tempestività è fondamentale. Noi abbiamo visto che grosso modo il nostro numero di interventi annuale si aggira sulle 30 unità, insomma, tra tutti i campionati che noi gestiamo. Sicuramente l'offshore è un aspetto molto molto delicato. Tra l'altro noi con l'elicottero abbiamo, nel nostro protocollo di soccorso abbiamo stabilito anche una procedura per essere ripresi a bordo in maniera molto veloce, tanto è vero che noi siamo sempre operativi sull'elicottero prima ancora che la barca medica che ha accompagnato, diciamo, il pilota al pontile rientri sul campo gare, sia quindi di nuovo disponibile per il soccorso. L'operazione che noi abbiamo vissuto insieme non è facile, bisogna avere dei piloti specializzati in questo, perché l'elicottero arriva quasi a sfiorare l'acqua del mare per far sì che voi da una barca che in quel caso addirittura la barca proprio capovolta siete tornati a bordo dell'elicottero, e questo ha permesso ovviamente di far ripartire la gara, perché ricordiamo, se la macchina di soccorso non è al 100% nella sua efficienza, ripartire vuol dire che può succedere quello che è successo con Barone, che come è ripartita si è girato lui, e a quel punto se la macchina del soccorso non era operativa sarebbe stato qualche problema in più. Sì, sicuramente. Beh, in questo devo dire che la federazione è rigorosa e quindi la gara non riprende fino a che l'impianto di soccorso non è completamente ritornato efficiente. Quindi da questo punto di vista non si transige in maniera più assoluta. Sicuramente noi con l'elicottero, che era un po' nel passato il punto delicato per questo aspetto, abbiamo proprio messo a punto con questa tecnica di ritornare a bordo dal mare. Sì, dall'acqua, normalmente dall'imbarcazione rovesciata o dalla nostra imbarcazione di soccorso, comunque una manovra che è frutto sicuramente di una grande esperienza, di una grandissima professionalità e anche di un grande affiatamento che noi abbiamo vissuto anche qua stasera. C'è tutta la Bergamo Scuba Angel, ecco, un gruppo di persone che lavorano insieme da tanti anni. Voi puntate molto ovviamente su quello che poi è anche l'affiatamento che c'è con il pilota dell'elicottero, che sono più o meno gli stessi ogni volta che c'è una gara, con gli stessi uomini che tu imbarchi sull'elicottero, cioè è tutto un sincronismo che deve essere, che con un colpo d'occhio ci dovete capirvi, no? Sì, è una macchina che funziona collaudatissima, ormai collaudatissima, che funziona molto bene, e noi, diciamo, pur sempre disponibili a migliorare, a trovare nuove soluzioni, però nuove soluzioni per noi sono più che altro un'evoluzione, diciamo, quindi per non perdere il bagaglio e l'esperienza che abbiamo acquisito, poi ci evolviamo da quel tipo di soccorso. Quindi la Bergamo Scuba Angel veramente merita queste 10 lode che vi siete dati da soli, ma credo che chiunque abbia avuto, diciamo, sia entrato a contatto con la Bergamo Scuba Angel, tutti gli atleti, i piloti, i team della motonautica, sarebbero pronti a votarlo in diretta questo 10 lode, perché tutti loro hanno sempre detto che grazie alla vostra presenza, alla vostra professionalità, al vostro lavoro che svolgete sui campi gara, loro poi veramente svuotano la testa, entrano in acqua solo con l'idea di darsene di santa ragione per dimostrare di essere i più forti, perché questa è la gara di motonautica, arrivare primi al traguardo, ma sapendo che se succede qualcosa, perché quando si chiede tutto alla barca può succedere, c'è qualcuno che interviene con prontezza, ma soprattutto con le capacità di fare quelle operazioni che vanno fatte in tempi brevissimi ma con la massima precisione, perché un errore lì c'è in gioco la vita dei piloti e di coloro che danno tanto spettacolo a tutto il pubblico che segue queste gare. Quindi credo che il 10 lode sarebbe dato da tutti loro che ascoltano. Noi sicuramente confermiamo anche da parte nostra un voto che meritate, e che dire, veramente tanti complimenti, e penso che tutti questi ragazzi che stasera hanno festeggiato con te, con noi, questa serata, meritano tutti quel voto. Assolutamente sì, noi speriamo che l'anno prossimo sia un 11, poi il 12, poi il 13, però sempre mantenendo la lode vicina. Sì, ovviamente i complimenti vanno a tutti i ragazzi, che sono delle persone fantastiche, meravigliose. La Bergamo Scuba Angels non esisterebbe senza di loro, e di questo io ne sono grato, perché è una cosa in cui noi crediamo molto, che è il valore delle persone, e in questo noi siamo davvero fortunati. Speriamo che questa grande responsabilità che sentiamo nei confronti dei piloti sia sempre onorata da parte nostra. Allora noi ringraziamo per l'ospite della serata che ci ha fatto vivere con voi, e ci auguriamo appunto che facciamo gli auguri a tutti di Buon Natale, perché ormai penso che questo è l'ultimo appuntamento. Buon Natale a tutti, ai bergamaschi, buona Santa Lucia.
Buona Befana per i romani. E cosa diciamo ai cinesi, ai Dubai, perché tu giri tutto il mondo, come li facciamo adesso gli auguri a tutto il mondo? Ma non lo so, l'augurio... Tentaci, dai un augurio in inglese, dai almeno in inglese. No, l'augurio per tutti è che noi non serviamo mai a nessuno. E allora con questo augurio, che mi sembra veramente il più bello per un pilota della motonautica, noi vi salutiamo e auguriamo a tutti buon Natale con Fabrizio Boffi della Bergamo Scuba Angel. Appuntamento per quanto riguarda l'Italia alla prossima stagione, al 2014. Ciao Fabrizio. Auguri, ciao. Il mondo secondo me è comunque un'impresa, anche perché veniamo comunque... È una barca che ha vinto tutto, ha vinto anche il mondiale del 2004. A Napoli non esiste ancora una marina, si continua... Prima Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico con...